È stato un venerdì di fuoco in Sicilia, non si placano i roghi che negli ultimi giorni hanno investito soprattutto Sicilia e Sardegna e nuovi focolai si sviluppano in molte zone del paese, interessate da una forte ondata di caldo. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 800 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per incendi boschivi, 250 in Sicilia. Prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel Siracusa, dove gli incendi hanno devastato una vasta area del territorio. Le squadre dei vigili del fuoco nel corso della notte sono dovute intervenire sia nelle zone montane sia nelle località balneari messe sotto assedio da numerosi roghi di matrice dolosa. Decine di persone sono state tratte in salvo dalla Guardia di Finanza di Catania a seguito del vasto incendio che si è propagato in città. Sono in fase di spegnimento alcuni focolai ancora attivi nella fascia ionica. I pompieri stanno ancora spegnendo alcuni focolai nella zona industriale e ad Adrano. Una decina degli interventi in corso e ancora circa 170 gli interventi da effettuare. I pompieri stamattina possono contare su 4 squadre di rinforzo, 2 da Messina e Ragusa e 2 squadre boschive dei Vigili del Fuoco. Ieri sera 150 persone bloccate dagli incendi in 2 zone marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di Porto. Per fuggire alle fiamme si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse dalla Guardia Costiera prima con dei gommoni e poi trasbordate su motovedette. Sul posto anche un rimorchiatore e un mezzo navale della Guardia di Finanza. Alcuni hanno perso la casa e saranno ospitati nel palazzetto dello sport di Piazza Spedini, messo a disposizione dal comune. Brucia ancora la provincia di Palermo. Canadair sono in azione da questa mattina a Polizzi Generosa in Contrada Venere. Pompieri e forestali stanno intervenendo da terra a protezione delle aziende agricole e delle abitazioni. I mezzi aerei sono in azione ancora dall'alba nella zona di San Giuseppe Iato. Gli incendi si susseguono da 48 ore. Sono andate in fiamme oltre 800 ettari di bosco e macchia mediterranea. Sono in corso 2 inchieste condotte dai carabinieri per individuare gli incendiari. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Palermo e Termini Imerese.